Presento, sono Stefano, sono un Android developer a MusicSmatch e sono qui con il mio collega Sebastiano per parlarvi di quella che è stata un po' la nostra esperienza nello sviluppo su Android in relazione all'audio a basso livello in particolar modo. Innanzitutto due parole brevi sulla nostra azienda, perché per chi non la conoscesse, MusicSmatch è una startup che si occupa di lyrics musicali. Vantiamo un catalogo di 7 milioni di canzoni in oltre 50 lingue e ogni giorno in continuo aggiornamento. Ma la cosa più importante di tutte è che stiamo assumendo. Stiamo cercando uno sviluppatore Android da integrare nel team. Ovviamente saremo più che contenti di parlare con voi di questo, e ovviamente se siete interessati anche oppure curiosi, mandate pure la vostra email, il vostro CV a questi due indirizzi che poi vi ripropongo alla fine. Parliamo di audio. Parlando di audio, la prima cosa da fare è capire di cosa stiamo parlando in sostanza, perché un audio engine ha un'infinità di caratteristiche. Quelle su cui ci concentreremo noi in questo talk riguardano principalmente le latenze e le visibilità e le flessibilità delle API. Questa cosa non è banale. Lo vedremo nelle prossime slide. La latenza si presenta sotto diversi aspetti. Per comodità definiamo due tipologie di latenza, la playback latency e la feedback latency. La playback latency si verifica nel caso più comune quando intercorre troppo tempo, comunque del tempo, tra quando viene lanciato il comando di play di un flusso audio a quando questo viene effettivamente mandato in uscita sulla sync, oppure in modo più semplice su una cuffia. La feedback latency invece è più complessa, in quanto si verifica in scenari più contorti, come quando colleghiamo un microfono a un impianto e ascoltiamo la nostra voce amplificata su una cassa. Questo tempo quindi tendenzialmente è più lungo e si compone di due sottoparti, ovvero il tempo di sampling time, che riguarda il campionamento e digitalizzazione del segnale, sommato alla playback latency, che è quello che abbiamo visto prima. Dovendo sviluppare funzionalità a basso livello, per chi non l'ha mai fatto, lo accenno ora, è fondamentale poter avere accesso ai dati non compressi dell'audio che stiamo riproducendo. Questo formato non compresso è il formato standard PCM, Pulse Code Modulation, che rappresenta esattamente la forma d'onda del segnale. Risulta quindi fondamentale capire quali sono le potenzialità del nostro framework audio, in quanto se vogliamo eseguire qualsiasi tipo di funzionalità custom sul flusso audio, dobbiamo poter avere accesso a questi buffer, a questi dati. Le domande da farsi all'inizio quindi sono: posso accedere a questo buffer PCM? Quando posso accederci? Posso accederci prima del play? Posso accederci solamente alla fine del play, come una callback? Posso utilizzare sorgenti audio non compresse come un MP3 e allo stesso tempo poter avere accesso ai dati non compressi? Posso applicare effetti di qualsivoglia genere sul buffer audio? Posso avere informazioni sulla forma d'onda del segnale in maniera automatica? No, su Android no, tendenzialmente. Tralasciando tutte le API standard, quindi media player tra tutti, esistono tre API di alto livello per l'accesso all'audio. E sono queste tre: Audio Track, Audio Record e Audio Effect. Audio Effect, bene o male, è un semplice flag che viene appeso alle tracce audio, quindi non ne parleremo. Parleremo invece dei primi due, Audio Track e Audio Record. Audio Track, come suggerisce il nome, si occupa di fare il playback dell'audio. L'Audio Record invece di registrare, quindi di digitalizzare e campionare un segnale analogico. Dal punto di vista architetturale, sono gli unici ingressi che ha lo sviluppatore, che si trova a livello più alto dell'architettura, quindi a livello application, per accedere alla funzionalità del sottosistema audio. Quindi, come vediamo nel diagramma, l'audio track e l'audio record rappresentano gli unici entry point per il framework nativo attraverso dei binds JNI e vanno a comunicare direttamente con l'audio flinger. L'audio flinger che è, diciamo, colui che orchestra la gestione e la manipolazione di tutte le tracce audio di tutto il sistema, quindi non solo della nostra applicazione. Cosa si può fare con un audio track e con un audio record? Possiamo ricostruire esattamente il caso in cui si va a misurare la feedback latency, ovvero il caso in cui colleghiamo un microfono al telefono e vogliamo riascoltare la nostra voce amplificata o eventualmente modificata sulle cuffie o sull'amplificatore esterno. È molto semplice fare questa cosa, bastano poche righe di codice, ma oltre a queste righe non si può andare fondamentalmente. Spreco due parole per dire come è configurato questo snippet di codice. Fondamentalmente i primi due blocchi definiscono e inizializzano un recorder e un track player in maniera opportuna, e dopo c'è un semplice ciclo che legge i dati dal recorder
e li va a scrivere sul player. Quindi questo permette di acquisire l'informazione analogica dall'esterno, dal microfono tendenzialmente, e di riprodurla sul player. La cosa non banale è che ovviamente quando si deve avere a che fare con dei flussi audio grezzi e manipolabili, esistono una serie di configurazioni che sono fondamentali e vanno applicate, in quanto il dato è grezzo, il dato è plain, quindi può essere interpretato in modi diversi. Ad esempio, per quanto riguarda i segnali audio, la frequenza di campionamento con cui riprodurre i campioni, il fatto che sia un flusso audio mono o stereo, il fatto che ogni singolo campione sia codificato con un certo numero di bit, sono tutte informazioni che vanno specificate nel caso in cui si voglia accedere a questo tipo di API. Il primo problema che emerge già in questo snippet è che, come è possibile immaginare, sia recorder che track player hanno bisogno di un buffer per gestire i propri dati, e questi buffer chiaramente hanno una dimensione ottimale che può essere stabilita in un certo modo con un criterio offerto anche dall'API stessa. Il problema qual è? Che nel momento in cui devono lavorare assieme, ad esempio per riprodurre lo scenario di cui abbiamo parlato all'inizio, sarebbe fondamentale che questi buffer avessero la stessa dimensione, altrimenti è evidente che si creano dei problemi. Ad esempio, se il track ha un buffer troppo piccolo, rischiamo di creare artefatti nella riproduzione, o degli statici ad esempio. Se invece il buffer è troppo grande, potrebbe addirittura fermarsi la riproduzione per qualche millisecondo per poi riprendere. Quindi è evidente che il dimensionamento dei buffer è fondamentale, e i buffer vengono dimensionati in maniera diversa a seconda che si abbia un recorder o un player. Quindi questo è un primo problema, che è solo la punta dell'insieme delle limitazioni che le API audio Android purtroppo hanno. La più grossa di tutte probabilmente è quella legata al fatto che l'audio track, che è il player, non supporta direttamente dei flussi compressi, in quanto lui prevede in ingresso solamente dei buffer di dati in formato PCM, quindi non compresso. Purtroppo la nostra musica è sempre compressa, vedi MP3, AAC e altri formati. Quindi questo è un problema fondamentale, perché chiunque voglia sviluppare una funzionalità un po' carina, un po' a basso livello, non può farlo con le API attuali. Inoltre, il setup, come è possibile vedere dalla lista di parametri da configurare, è un casino e non è documentato. E, cosa peggiore di tutte, causa comportamenti che sono strettamente device dependent, quindi un macello. Cosa succede quindi quando la tua azienda ti chiede di fare una funzionalità totalmente basata sull'elaborazione dell'audio? Succede che sono problemi. E quindi adesso vi parleremo di quello che sarà la nostra esperienza diretta a riguardo, in relazione a questa funzionalità che chiameremo Singalong, che è una funzionalità che abbiamo lanciato sotto Natale nella nostra applicazione Music Match, e permette sostanzialmente di avere un karaoke con un catalogo infinito, in cui un utente può cantare sulle proprie canzoni, rimuovendo in tempo reale la voce dal cantato e utilizzando ovviamente le lyrics che noi come servizio eroghiamo. Questa funzionalità, che è molto bella, nasconde dei requisiti tecnici limitanti e parecchio tosti da soddisfare per Android. Primo fra tutti, la decodifica di un formato compresso, in quanto, come abbiamo detto, l'audio track non permette di accedere a... non prevede il supporto a dati compressi, che porta ovviamente alla necessità di fare un'analisi, una manipolazione di questi buffer audio. Perché analisi? Perché, ad esempio, se vogliamo fare una funzionalità di canto che informa l'utente della qualità della tua performance, vedi karaoke con le barrette che salgono e scendono, è ovviamente necessario analizzare sia il flusso della musica sia la voce dell'utente. Manipolazione perché invece è necessaria? Perché, ovviamente, per questioni di performance può essere necessario un resampling del flusso audio, oppure la funzionalità del vocal removal, che è questa funzionalità che abbiamo introdotto nell'ultima versione. Il tutto ovviamente in tempo reale, senza far aspettare l'utente, e garantendo delle latenze accettabili. Quindi potete immaginare come è stato sviluppare questa cosa. E ve lo raccontiamo. Questo di fondo è il diagramma delle componenti principali del sottosistema audio, totalmente nativo, quindi gira in JNI. E fondamentalmente si possono individuare due flussi di dati. Il primo flusso, che è quello in alto, prevede la decodifica e la manipolazione del flusso musicale. Il flusso in basso invece prevede l'acquisizione e l'analisi del flusso della voce catturata dal microfono. Insomma, sono due sottosistemi che lavorano in maniera sinergica tra loro e che sfruttano un sistema di analisi comune, in cui vengono eseguite trasformate di Fourier, wavelet, calcolo di BPM e feature extraction per la valutazione della performance di canto.
In questo diagramma ho evidenziato due componenti che sono fondamentali e che sono bloccanti: l'MP3 decoder e il low latency sampler. Queste sono le due componenti che, diciamo, sono rivelati bloccanti per il nostro ciclo di sviluppo e che di fatto rappresentano le due principali limitazioni del sottosistema audio di Android. Quindi le main issues quali sono state? Ottenere delle latenze accettabili, perché le latenze chiaramente in una performance di canto sono fastidiose e non permettono di cantare. E ovviamente la possibilità di decodificare la musica dell'utente, tendenzialmente in formato MP3, in modo da poter accedere e manipolare il flusso audio in formato PCM. Il tutto rigorosamente real time. Iniziamo quindi a affrontare il problema della latenza, che si origina fondamentalmente da una motivazione sola. I device Android non hanno un DSP dedicato per l'audio processing, come invece ha l'iPhone, e quindi l'iPhone è un po' il nostro metodo di paragone su queste cose. Ne consegue che tutto quello che viene fatto per la gestione del tempo in generale è eseguito a livello software, quindi a livello di Audio Flinger, che è il server audio di Android. Fortunatamente qualcosa sta cambiando da Jelly Bean, in quanto lo stesso documento dell'Android Compatibility, che è l'Android CCD, sta definendo nei nuovi requisiti per poter vantare qualità low latency audio, che stabiliscono dei range di riproduzione dai 50 ai 100 millisecondi. Esistono dei cosiddetti special client sull'Android Flinger, che sono dei client che vengono eseguiti con una priorità maggiore e quindi con latenze migliori, e sono l'OpenSL, SoundPool e Tone Generator. Tralasciando gli ultimi due che sono poco interessanti, l'OpenSL chiaramente è quello più appetibile perché rappresenta lo standard della manipolazione e riproduzione audio su larga scala, in versione ES, quindi mobile, quindi di conseguenza è l'unica soluzione che è possibile utilizzare se si vogliono ottenere performance accettabili. La cosa interessante è che, purtroppo, la discriminazione delle cosiddette fast track, che sono queste tracce a alta priorità, è legata a un semplice flag che si chiama Audio Output Flag Fast, che ovviamente può essere facilmente triccato dai manufacturer nelle loro build custom, con la conseguente impossibilità di realizzare un codice che funziona bene su tutti i telefoni. La nostra epopea quindi è partita è terminata dopo 8 soluzioni, dopo 8 iterazioni, che sono state portate avanti man mano che la nostra coscienza e la nostra conoscenza del dominio aumentava. Sono 8, non le spieghiamo tutte ovviamente, ma sono crescenti come complessità e qualità di funzionamento. La prima è quella che abbiamo praticamente visto nelle snippet iniziali, la seconda semplicemente è la prima soluzione sviluppata in nativo, la terza prevede invece l'utilizzo di più thread per parallelizzare il più possibile i conti, dalla 4 alla 6 sono soluzioni più o meno ottimizzate in OpenSL, quindi sempre a basso livello, usando questa interfaccia standard. La settima soluzione si basa sull'IPD, che è un framework audio molto, molto famoso, anche esso operante con OpenSL. L'ultima si chiama Patchfield, che è anche un framework sviluppato da Google stessa. Prima di tutto è necessario capire come fare a misurare le latenze audio in questo ambiente. Ovviamente non serve avere un oscilloscopio, basta avere una scheda audio esterna da 3 euro e un po' di jack e jack installato sul proprio computer. E fondamentalmente il circuito che abbiamo creato per misurare le latenze è quello che vedete rappresentato in figura. Fondamentalmente si crea un loop riproducendo un segnale in uscita dal computer su uno speaker. Il microfono collegato al telefono Android digitalizza, campiona il segnale, il telefono Android poi lo rimanda in uscita verso il computer. Quindi si crea un ciclo che è misurabile e che può essere anche abbastanza preciso. I risultati sono i seguenti e sono di fatto, da quanto ne sappiamo noi, l'unico test veramente eseguito su un device reale con soluzioni possibili che potete trovare in rete. Come vedete i risultati sono abbastanza cattivi, in quanto le latenze fondamentalmente sono tutte sopra i 100 millisecondi, che è un tempo considerabile, cioè che è considerato un tempo massimo per la percezione dell'orecchio umano. L'iPhone 5 gira sui 50 millisecondi. C'è però una colonna che è particolarmente incoraggiante, che è quella relativa all'IPD, che è questo framework audio molto famoso, in cui abbiamo ottenuto dei tempi ottimi, quasi simili a quelli dell'iPhone, per una certa gamma di telefoni. Tendenzialmente tutti i telefoni della linea di Google e alcune ROM GPE di alcuni device.
Questa data è abbastanza chiarificante, in quanto anche i telefoni di fascia alta come l'S4 o il Tab hanno latenze pazzesche. Quindi è chiaramente una manipolazione del manufacturer che ha messo mano a livello di autoflinger e ha fatto danni fondamentalmente. La nostra scelta, quindi, dato questa analisi, è ricaduta sull'IPD, che è un porting per Android della libreria già ampiamente utilizzata da oltre 20 anni, mi pare, di Pure Data, che è un linguaggio di programmazione visuale molto, molto famoso, in cui tutto quanto è rappresentato come una patch, ovvero un circuito. Quello che vediamo in figura è esattamente quello che utilizziamo noi dentro Music Match per utilizzare con la minore latenza possibile il microfono e analizzarne anche lo spettro d'onda. Lascio la parola al mio collega, che invece parlerà della fase di conversione dell'MP3. Sì, allora, come ha già detto Stefano, assieme al problema della latenza, un altro problema che abbiamo dovuto affrontare è stato quello della conversione dei file audio dell'utente in un formato che noi potessimo manipolare e che Android potesse manipolare. Quindi si tratta praticamente di convertire file. Abbiamo avuto idea che l'utente tipico avesse file MP3 nel proprio telefono, quindi di decomprimere questi file MP3 al fine di ottenere file in formato RAW e quindi in formato contenente PCN. Allora, a posteriori, le soluzioni che abbiamo analizzato e che abbiamo preso in considerazione sono fondamentalmente tre. La prima si basa sull'utilizzo di LAME, che è una libreria piuttosto famosa, forse la più famosa per quello che riguarda la decodifica e la codifica di file MP3. La seconda soluzione riguarda l'OMX, che sta per Open Max Acceleration, e riguarda il framework di multimedia nativo che c'è su Android. E l'ultima è una libreria chiamata JUS, una libreria multipiattaforma scritta in C++ che viene usata in molti contesti e che ha a che fare con molte cose, tra cui anche l'audio processing. E le vediamo singolarmente ciascuna di queste. La prima soluzione, quindi LAME, si basa di nuovo su questa libreria gratuita con licenza LGPL e permette di fare encoding e decoding di file MP3. Volendo essere molto precisi, la fase di decoding non viene fatta proprio dalla libreria LAME, ma da una sua sottolibreria chiamata MPEG-lib, che comunque viene fornita quando si scarica LAME dal sito ufficiale. È una scelta molto semplice, è probabilmente la prima scelta che vi può venire in mente quando vi trovate ad affrontare questo problema, e essendo comunque una scelta abbastanza semplice, è anche piuttosto documentata. Non ci allarghiamo a dire che è molto documentata, ma è piuttosto documentata, per cui cercare Stack Overflow qualcosa salta fuori. Parlando di JUS invece, è una libreria di nuovo multipiattaforma scritta in C++ che permette di fare audio processing, video rendering e fornisce addirittura API per la costruzione di interfacce grafiche sempre multipiattaforma. È una libreria potentissima, gigantesca in termini di dimensione e anche in termini di moduli che vi permette di utilizzare, ed è usata in veramente molti programmi commerciali che hanno a che fare anche con l'audio processing, quindi anche programmi per fare audio mixing o programmi usati da DJ più o meno famosi. Insomma, è una libreria abbastanza potente. E l'ultima soluzione riguarda l'Open Max. L'Open Max in realtà è uno standard che definisce come costruire dei codec che possono essere sia hardware che software, quindi definisce un insieme di interfacce che questi codec poi vanno a implementare. L'Open Max è usato nativamente da Android nel suo framework multimediale chiamato StageFright. Quello che ci è venuto in mente di fare è quindi di riscrivere una parte del framework multimediale di Android, in particolare della parte che riguarda la decodifica multimediale, e usarla per la nostra applicazione. E questo è a tutti gli effetti un hack, quindi non è una cosa assolutamente ufficiale, è molto a basso livello e, come abbiamo visto, ha risultati inaspettati. Voi volete sapere probabilmente cosa abbiamo usato noi per fare l'applicazione, insomma per soddisfare i requisiti della nostra applicazione, e la scelta che è ricaduta su LAME semplicemente perché avevamo dei limiti di tempo molto molto stringenti e ci era sembrata la soluzione più semplice e quella che poteva funzionare sulla maggior parte dei telefoni. Abbiamo comunque fatto un hack, quindi abbiamo effettivamente verificato che si potesse utilizzare il framework nativo di Android per fare la decodifica,
e abbiamo visto che sui telefoni dove funziona molto bene i risultati sono impressionanti, perché le conversioni venivano fatte quasi istantaneamente, si parla di 3 secondi contro magari 30-40 secondi che si hanno quando si fa una decodifica via software come fa l'AIM. Però di nuovo è un hack, è una cosa molto instabile, e abbiamo visto che è molto dipendente dal telefono utilizzato, per cui magari funziona bene sulla gamma di Google, non funziona completamente su Samsung o su HTC. Sul perché non abbiamo considerato Zeus come soluzione è semplicemente perché l'abbiamo scoperta troppo tardi, quindi ormai avevamo già fatto tutto con l'AIM e quindi siamo rimasti con l'AIM, che abbiamo visto essere abbastanza affidabile. Quindi adesso arriva la seconda parte del talk, dove vediamo qualcosa di concreto, quindi effettivamente come fare una decodifica di un file MP3 su Android utilizzando l'AIM, come compilare l'AIM per utilizzarlo, e un esempio funzionante, spero. Sì. Visto che c'è una conversione da MP3 a PCM, che file avete utilizzato, visto che dovete testarlo, insomma? Ah, come dimensione massima di test o come... Di test, esatto. Abbiamo utilizzato parecchi file, siamo arrivati anche a 12 mega di MP3 a massima qualità, quindi a 320 kbps, quindi abbiamo testato che fosse abbastanza robusto. Era questa la domanda, vero? Sì, okay, esatto. Perfetto. Quindi, la prima cosa che bisogna fare è scaricare l'AIM dal sito ufficiale, e quindi ci si trova davanti questa cartella. Al suo interno ci sono 3 cose di cui dobbiamo preoccuparci, ovvero la directory mpeglib, la directory lib-mp3-lame, che è quella che contiene, diciamo, la maggior parte dei file, e infine la directory include. Allora, per comodità, e lo dico proprio per esperienza, conviene copiare tutto il contenuto della cartella mpeglib dentro lib-mp3-lame e altresì andare sulla cartella include, prendere il leader di lame e copiare anche questo dentro la cartella lib-mp3-lame. Io l'ho già fatto per accelerare i tempi. Questa cartella poi, che contiene quindi tutti i sorgenti di lame, va messa in un progetto Android che serve solo per compilare una libreria statica che poi andremo a utilizzare sul nostro progetto effettivo. Questo progetto, che io ho chiamato Android as Lame, non ha nessun tipo di sorgente, quindi ci serve solo come scheletro per costruire la nostra libreria statica. Andiamo a copiare la cartella libmp3lame dentro la directory JNI, che è quella che serve per fare la compilazione nativa, dove abbiamo già 2 file che io ho scritto precedentemente. Cerchiamo di fare in modo che si veda. Vedo abbastanza, ci vedete, sì. Allora, il contenuto del file application.mk specifica semplicemente il nome del modulo che andiamo a costruire e la piattaforma sulla quale questo modulo funzionerà. Come probabilmente sapete, Android è tendenzialmente basato su processori ARM, e qui vedete scritto x86, semplicemente perché poi quando vi farò vedere la demo io sto usando GenieMotion, che è un emulatore per Android molto più veloce di quello che fornisce Google e che è costruito su piattaforma x86. Se vogliamo buildare per Android basta scrivere armeabi e armeabi-v7a. Comunque noi lasciamo x86 per quello che vi ho appena detto. Mentre il contenuto del file Android MK è quello un po' più significativo, perché è quello dove andiamo a specificare tutti i file sorgenti che andiamo a compilare nella nostra libreria statica di lame. Alla fine di questo file abbiamo anche dei flag di ottimizzazione in compilazione, che abbiamo visto influire abbastanza pesantemente sulle performance, cioè si parla di una riduzione di 2-3 secondi sui tempi di decodifica senza e con i flag. Quindi ora abbiamo questi 2 file, abbiamo la nostra libreria, quindi procediamo a compilarla. Semplicemente basta invocare il comando ndk build. Ci mette qualche secondo, è un po' spaventoso l'output, però niente di che, e alla fine vediamo che abbiamo compilato la nostra libreria statica di lame per piattaforma x86. Quindi possiamo prendere il risultato di questa compilazione, che troviamo nella cartella obj local x86, e abbiamo il nostro file A, che corrisponde alla nostra libreria statica. Questo file A, che era quello che volevamo ottenere,
possiamo utilizzarlo nel nostro progetto effettivo principale, che è un progetto di test che ho creato io, che fa una semplice conversione di un unico file MP3 e permette di riprodurlo. Di nuovo andiamo a metterlo nella cartella JNI e vediamo il contenuto di questa cartella. Quindi abbiamo di nuovo i due file Application MK e Android MK, dove specifichiamo il modulo che andiamo a, il nome del modulo che stiamo andando a costruire, quindi la libreria che poi verrà utilizzata nel nostro progetto, che in questo caso si chiama MXM MP3 DEC. Di nuovo specifichiamo la piattaforma. In questo caso l'Android MK è molto più semplice di quello di prima, perché stiamo includendo una libreria statica che abbiamo già costruito prima, quindi abbiamo il flag prebuilt, e andiamo a utilizzarla nel nostro, nella nostra libreria effettiva, quindi nella shared library che verrà utilizzata nel, poi nel progetto, assieme al nostro file che fa effettivamente la conversione. In questo caso si chiama test.cpp. Quindi la cosa interessante è andare a vedere il contenuto del file test.cpp, che è il codice che contiene il codice che utilizza effettivamente l'AIM. Allora, ci sono abbastanza metodi, abbastanza corposo come file, cerchiamo di capirlo nei punti principali. Questo è l'entry point del file nativo, quindi da Java verrà chiamato questo metodo che si chiama test, al quale vengono passate due stringhe che corrispondono al percorso del file MP3 in input e al percorso del file wave in output. Questo metodo chiamato da Java a sua volta chiama un metodo interno che si chiama test conversion e gli passa i due parametri che abbiamo appena visto. Il metodo test conversion è quello che fa effettivamente che utilizza effettivamente l'AIM. Quindi in una prima parte abbiamo l'apertura dei due stream sul file di input e sul file di output, abbiamo la stima della dimensione del file MP3 e poi abbiamo queste due righe dove stiamo inizializzando la libreria l'AIM e la stiamo impostando in modalità di sola decodifica. Inoltre stiamo inizializzando anche un altro modulo sempre di l'AIM, che è quello che permette di fare la vera decodifica del file MP3. Ora, prima di vedere il ciclo principale, diciamo due parole sulla differenza tra i due formati. Allora, il formato WAVE, o comunque PCM, è un semplice intervallarsi di sample, quindi di campioni audio, per il canale sinistro e per il canale destro, se stiamo utilizzando un flusso stereo. Il file MP3 invece, essendo un file un formato compresso, è un alternarsi di header e payload, dove ogni header specifica le informazioni relative al prossimo payload. Quindi questo ciclo semplicemente scorre tutto il file MP3 leggendolo in buffer e chiamando questa direttiva che permette di fare la decodifica degli header che sono contenuti in questo buffer e di ottenere il risultato in PCM che verrà messo in due array, che sono il PCM per il canale sinistro e il PCM per il canale destro. Vediamo qui in fondo comunque un'altra utilità che è stata messa semplicemente per comodità, che è quella che comunica a Java, quindi alla nostra applicazione, la percentuale di progresso sulla decodifica dell'MP3. Vediamo brevemente questo metodo, dove gli viene passata la percentuale di decodifica. Questo metodo va ad invocare direttamente attraverso JNI la classe che poi vedremo sul codice sorgente, passandogli la percentuale corrente. Quindi andiamo a vedere il codice del nostro progetto di test, quindi di MXMLAIM. Abbiamo un'activity semplicissima che contiene una progress bar per far vedere lo stato della conversione, il pulsante di start e il pulsante di play. Quando viene avviata la conversione attraverso una classe statica che mi sono creato semplicemente per comodità, questa classe statica andrà ad inizializzare la nostra libreria e andrà a chiamare il metodo nativo test, e vediamo questo flag native, che è quello importante, che va a dire a Java: guarda che questo metodo è implementato in una libreria nativa che ti viene caricata attraverso questa direttiva qui. Quindi prima di procedere con l'avvio del progetto dobbiamo compilare anche la parte nativa del nostro progetto LAIM. Anche in questo caso abbiamo già messo dentro la libreria libmp3lame creata prima statica, quindi basta dare il comando ndk build e vediamo che la libreria è stata correttamente compilata ed installata nel nostro progetto. Passiamo quindi alla compilazione vera e propria. Adesso avvio un device virtuale che vi permette di vedere, spero, il tutto funzionante. Diamogli qualche secondo.
quello che succede ora è verrà compilato il nostro progetto, verrà inclusa la libreria nativa e dovremo vedere il tutto funzionante, quindi la decodifica dell'MP3 e la riproduzione del file wave. L'IPD? Sì. Quindi ho lanciato la conversione, in questo caso sto utilizzando la libreria nativa che ho appena compilato. Quando la conversione è finita viene sbloccato il pulsante play e se premiamo play dovremo sentire l'audio della MP3. Bene, la presentazione si conclude qui, se avete domande chiedete pure. Sì, di nuovo, se comunque siete interessati a lavorare con noi, se avete idea che questa cosa vi possa interessare, mandateci pure una mail o il vostro curriculum a questi due indirizzi qua, oppure veniteci a cercare durante la conferenza. Siamo aperti a qualsiasi domanda. Ho cercato delle soluzioni per registrare audio stereo di alta qualità su Android. Diciamo ci ho speso solo qualche ora, ma ho visto che non sono cose banali o semplici, esistono dei prodotti custom, magari via USB o via Bluetooth, però come mai, cioè, esiste la possibilità con via NDK di realizzare qualcosa che faccia qualcosa di semi standard via ALSA, insomma, cioè, c'è qualche percorso proponibile per diciamo fare questo? Che l'approccio che vede l'utilizzo dell'NDK o comunque dell'approccio nativo è sicuramente un miglioramento rispetto a quello che offre Android nativamente, quindi è sicuramente una strada da percorrere. Sulla nostra esperienza non abbiamo avuto bisogno di fare registrazioni, però era stata considerata anche l'ipotesi per fare in modo che l'utente potesse riascoltare la sua performance o magari applicarci filtri di no voice dopo averla registrata, quindi avremmo sicuramente utilizzato lo stesso approccio che abbiamo utilizzato per fare quello, sì, per fare la semplice riproduzione, insomma. Cioè, usando NDK, sì. Il flusso dell'audio entra da ALSA di Linux. Allora, e poi viene direttamente flusso ci sono diversi flussi che si possono fare. Se usi l'API direttamente, quindi se ti attacchi all'audio track, sei sopra. Ah sì, per una serie di cose. Il modo più veloce, cioè il modo per avere i thread più veloci, sono quelli che vengono eseguiti dall'audio flinger, vengono definite fast track. L'audio flinger ha due mixer diversi, un normal mixer che gira con un thread oltre i 20 millisecondi e il fast mixer che gira con un thread sotto i 20 millisecondi, magari 19 però sotto 20 millisecondi. Quindi quello che succede è, tu devi usare, per connetterti alla pipeline, per intrometterti nella pipeline, uno dei client che possono avere accesso a questo fast track, quindi l'OpenSL, è l'unico client generico, perché gli altri sono tone generator, sound pool, che sono cose del cavolo. Quindi se tu fai la tua applicazione in OpenSL, quindi nativa, e OpenSL, è il massimo che puoi fare, più di quello non puoi fare. Quindi comunque anche se tu usassi una scheda USB o comunque un dock USB, comunque se vuoi passare per il sottosistema, per l'HL di Android, che è quello che gestisce, comunica con quel driver Linux di sotto, quello è l'unico, il modo più veloce è quello. È abbastanza difficile perché l'OpenSL è tosto da scrivere. Anche fare degli snippet, noi abbiamo fatto, è abbastanza complicato, però si può fare così. Sì. Grazie. Prego. Va bene. A posto? Beh, grazie ancora. Grazie. E buona giornata.